Ok? Tutto bene. Posti di lancio. Posti di lancio! Buon viaggio, colonnello. Dodici secondi al lancio. Sky 1 a controllo Skydiver. Sono in volo. Roger, Sky 1. Sky 1 di rimpiazzo, si prepari per il rendezvous. Roger, Sky 1. Siamo in posizione di aggancio. Il suo equipaggio è magnifico. È stato un onore lavorare con voi questa settimana. L'onore è stato nostro, colonnello. Ma ora veda di riposarsi. Non si preoccupi. Ho già in mente un bel programma. I'll walk you to the door. Why don't you fix yourself a drink? Good night, Sylvia. Thanks for the lovely party. Is this what you're looking for? It's a great party. Looks like it. What's the time? 4:30. You know, I've got to be up around 7 tomorrow. Poor little thing. Four thirty. 5:30. 6:30. You know what you need? An alarm clock. Ecco il caffè, tenente. Grazie, ci voleva proprio. Buongiorno, signori. Base Luna a controllo. Avvistamento. Area rosso 042184. È sicuro, tenente? Siamo in fase di secondo controllo.
Buongiorno. Franklin. Joe Franklin. Tecnico dei missili. Io? No, non me lo dica. Ford? Fraser? Foster. Joe Foster. Piacere. Lo sapevo che cominciava con F. Questi qui... sembra che facciano sul serio. Ci vogliono tutti in forma. Già. L'unica consolazione è che toccherà a tutti. È giusto. Il colonnello Foster si presenti alla camera 17, primo piano. In ordine alfabetico. Lei è F.O. e io F.R. Viva la cordialità. UFO 428. Velocità 1,5 milioni di miglia al secondo. Rotta 017234 rosso. Confermo avvistamento. UFO in fase di avvicinamento. Allarme rosso. Intercettori, lancio immediato. Intercettori, lancio immediato. Qui base Luna a controllo. Avvistamento confermato. Voglio i dati della traiettoria appena possibile. Sì, signore. Ha mai avuto scarlatina, rosolia, morbillo, tosse convulsa, orecchioni, difterite? Sì, certo. Tutte quante? Ho avuto il morbillo. Ah. E a quanti anni? 4. No, forse 5. Lei dorme abbastanza, colonnello? Sì, certo. Di solito, sì. Beh, da 2 settimane qui da noi sarà un altro uomo. Lei dovrebbe far meglio, Foster. Continui così, Fromm. Questa brutta ciccia bisogna eliminarla, vero Franklin? Rotta attuale? 017-348-101. Velocità? Sol 0, 1,5 in diminuzione. Programmare computers per sequenza lancio missili. Uno, otto, tre, sette, zero, due, quattro.
Sì, programma inserito. Lancio missili 18048. Non ho la forza di lamentarmi. Due settimane così. Un po' faticoso, eh? Già. Ed è solo il primo giorno. Su, prego, signori. Uno di voi due può andare in bagno. Ah, un bel bagno caldo. Vado prima io. Ordine alfabetico, giusto? Forse è più caldo di quanto credi. Si tratta di una sauna.
chiamata da base Luna. Sì, cosa c'è, tenente? Abbiamo il punto di atterraggio dell'UFO. Dica. Inghilterra meridionale, coordinate 4706. Grazie, i radar di terra ci hanno fornito le stesse coordinate. Ma fino a che punto è danneggiato? Sembra che gli intercettori lo abbiano colpito, ma l'UFO ha continuato a mantenere la rotta. Voglio che base Luna continui a rimanere in stato di allarme rosso. Appena l'UFO esce allo scoperto, voglio che venga distrutto. Mi tenga informato. Roger, chiudo. Le squadre si sono già mosse? Sì, signore. Bene. Non capisco perché siano scesi proprio qui. Il centro di ricerca è a meno di 15 miglia. Non si saranno presi la briga di fare 2 milioni di miglia per visitare una palestra, anche se è quella della Shadow. Paul Foster non ha iniziato il corso stamane. Il colonnello Foster? Sì. Mi chiami il direttore del centro ricerche? Sì, signore. Contatto radio negativo, signore. Continui a provare. Sì, signore. È meglio che tu vada lì, Alec. È di corsa. Bene. Abbiamo atterrato. Nessuna attività intorno alla casa. Ascolta, Alec. Gli uomini della Shadow hanno circondato il parco. Non farli muovere. Vado io coi due uomini che ho con me. Chiudo. Muoviamoci. Lei stia qui. Venga con me. Lei stia qui. Ne sei sicuro? Senza ombra di dubbio. Sono tutti morti e non c'è traccia di Paul Foster. C'è un'unica conclusione. È stato catturato dagli alieni. Accosta per 128. Mantieni la velocità attuale. 128, signore. Controllo a Skydiver. C'è il comandante Straker in linea. Agli ordini, comandante. Capitano Waterman, ho delle brutte notizie. Riguardano il colonnello Foster. Purtroppo dobbiamo presumere che sia in mano degli alieni. Mi ascolta, capitano? Certo. Ma come è potuto accadere? Hanno attaccato il centro ricerche. Il colonnello Foster è ufficialmente disperso. Quell'UFO si trova ancora nella zona. Voglio che Sky 1 d'ora in poi sia in stato di allarme rosso e pronto all'intercettazione. Sì, signore. Come può accadere una cosa del genere? Partiamo dal presupposto che il colonnello Foster sia vivo e che verrà salvato. D'accordo? Muoviamoci, ragazzi. Siamo in stato d'allarme rosso. Diamoci da fare. Ridurre velocità. Chiudere portelli stagni. Eseguire controlli pre-lancio. Controllo a Skydiver.
Rimanete in posizione per lancio immediato. Beh, ha qualche probabilità? Andiamo, Alec. Rispondimi, vorrei capire quello che hai in mente. Appena quell'UFO decolla, le postazioni radar lo segnaleranno immediatamente. E allora? Lo distruggiamo. Sapendo che Paul Foster è quasi certamente a bordo? Proprio così. Io non so con che coraggio hai preso questa decisione. Ma non sappiamo neanche se è ancora vivo. Ascolta, Paul Foster è un ufficiale abilissimo, leale e molto coraggioso. Ma conosce tutti i segreti della Shadow. È stato addestrato a resistere agli interrogatori. Ma chissà quali mezzi di persuasione useranno su di lui. No, Alec. Se distruggiamo quell'UFO, Paul Foster ci rimette la vita, ma in modo pulito. In caso contrario, non so cosa può capitargli. Comandante Straker, il rilevamento radar. Abbiamo già la posizione? Sì, signore, il computer ha fornito le coordinate 124048. Velocità? 800 nodi in aumento. Deve essere proprio lui. Dov'è Skydiver? Qui, signore. Al computer? Roger. Dovremmo poterlo intercettare qui. Dov'è quella lettura? Oh, molto bene. Dia il segnale a Sky 1. Lancio immediato. Roger. Posti di lancio. Controllo espulsori 1, 2, 3. Apri l'uno. Uno pronto al lancio. Assetto di decollo. Cinque secondi al lancio. Meno quattro, tre, due, uno. Lancia! Sky 1 a controllo. Decollato. Vi vediamo sul nostro radar, Sky 1. Inserire computer di bordo per rotta intercettazione. Qual è la velocità dell'UFO? Subito. Nodi. E la velocità di ascesa? 10 metri al secondo. Deve essere abbastanza danneggiato. Speriamo di sì. Lo vedo sul mio radar. Distanza 29 miglia. Mi avvicino. Non può mancarlo. È un bersaglio facile. Sono in contatto visivo. Sequenza lancio missili pronta. Il suo equipaggio è magnifico. È stato un onore lavorare con voi questa settimana. Lancio missili meno 10 secondi. 5, 4, 3, 2. Ma come diavolo ha potuto sbagliarlo? Mi chiami il tenente Ellis. Visibilità eccellente. Segnale radar chiarissimo. I missili hanno funzionato alla perfezione.
se solo pensassi che il capitano Waterman... Non abbia avuto il coraggio di uccidere un suo collega e compagno? Base Luna per lei, signore. Tenente Ellis, che possibilità avete di intercettarlo da Base Luna? Neanche una, signore. L'UFO sta lasciando la Terra su una traiettoria antilunare. Fuori dalla vostra portata. Continui a controllarlo, mi avverta di qualsiasi cosa. Roger, chiudo. Rientro Sky 1 effettuato. Sì, signore. Aprire le paratie. ...26 milioni di miglia in diminuzione. Tenente. Ma è assurdo. Verifica. E avverti il controllo. Quanto ci vorrà ancora per saperlo? È sì oppure no? È un calcolo complesso, signore. Tempi, rotte, traiettoria, l'influenza delle forze di gravità... Dati analizzati. Traiettoria 042326. Attrazione lunare variabile 7 su 5,4. Perdita di potenza stimata 70%. Orbita attuale 0,4. Impatto con la superficie lunare previsto nel settore B182. Qui base Luna a controllo. Positivo. Molto bene, tenente. Quindi l'UFO dirige sulla Luna? Appunto. Gli manca la potenza per sfuggire all'attrazione lunare. È molto danneggiato. Volevi sapere quante probabilità ha Foster di sopravvivere? Direi che sono molto cresciute. Ora ne ha una contro un milione. L'UFO mantiene la stessa traiettoria. Bene, finché continua a dirigere sulla Luna non fate niente. Ma se vi accorgete che è in grado di sottrarsi all'attrazione lunare, lanciate gli intercettori e distruggeteli. Gli intercettori sono già pronti, posso lanciarli in pochi secondi. Bene, mi tenga informato, tenente. Roger, chiudo. Abbiamo dati più recenti sul punto d'atterraggio? Sì, dunque, coordinate 182048. A circa 40 chilometri. Io mi dirigo lì. Dico a Luna Mobile di prepararsi. Sì, tenente. Saremo in posizione fra 8 minuti. Mi tenga al corrente della fase di avvicinamento. Bene. Siamo in posizione. Punto confermato.
Due minuti all'impatto. Sessanta secondi. Cinquanta. Quaranta. Trenta. Eccolo là. Ma è fuori controllo. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dica a Jackson di venire. Sì, signore. Allora, com'è la situazione? Ho finito proprio in questo momento di parlare con Base Luna. La situazione è molto difficile. Il colonnello Foster è in soddisfacenti condizioni fisiche, considerato tutto quello che ha passato. Però indossa una delle loro tute spaziali e respira un liquido. Possiamo riportarlo alla respirazione normale. Scherza. Andiamo, è già stato fatto. Già. Fatto sugli alieni. E nessuno è sopravvissuto per più di poche ore. È un'operazione estremamente rischiosa e in cui non abbiamo acquisito esperienza sufficiente. Poi c'è un'altra difficoltà. Qui al quartier generale Shadow siamo ben attrezzati. Sulla Luna l'equipaggiamento è forzatamente molto ridotto. Io supervisionerò l'operazione con un collegamento video. Se ora vuole scusarmi. Mm-hmm. Dovrà aiutarmi a togliere il casco. Ascolta, Alec. Paul Foster fisicamente è in ottima forma. È un subacqueo molto esperto.
abituato alle alte pressioni. Credi che questo influirà? Beh, non sono un dottore, ma sicuramente è un fatto positivo. Forse hai ragione. Ottima salute, polmoni allenati. Ma sicuro. Se la caverà. Andiamo. Siamo pronti ad iniziare. Bene. Allora mi stia bene a sentire. Considerate le cose, il problema principale sarà il momento di panico, quando gli toglierete il casco. Il colonnello ha respirato un liquido per diverse ore. Con delle droghe potremo aiutare i suoi polmoni a riadattarsi. Ora, quando tenteremo di riportarlo alla respirazione normale, ne riceverà una sensazione fisica simile a quella dell'annegamento. In quel momento deve essere tenuto sotto controllo, altrimenti potrebbe entrare in convulsioni e forse soffocare. Sarà bene informare il colonnello della situazione. Se è in grado di sentirmi, muova la testa. Ora le toglieremo il casco spaziale. Lei cerchi di mantenere il ritmo di respirazione e cerchi di non perdere il controllo. Mi ha capito? Che roba è? È una forte dose di petrocol. Dovrebbe aiutarlo, almeno spero. Il polmone artificiale è pronto? Sì, signore. Molto bene. Cominci. Tenetelo fermo. Adesso. Tenetelo giù. Tenetelo giù. Tenetelo fermo. Tenetelo fermo, così. Con calma.
Cerchi di rilassarsi. Come va la respirazione? Meglio. Il peggio è passato. Come va adesso? Bene. Ma che è successo? È svenuto per qualche minuto mentre era dentro la sauna. Per qualche minuto? Beva questo. Mi dica, colonnello, non si è per caso affaticato un po' troppo ultimamente? Sono andato a un party ieri sera. La sauna normalmente è molto salutare, ma c'è una regola d'oro. Non farla mai se non si è in ottime condizioni. Avrei dovuto avvertirla. Comunque niente di allarmante, colonnello. Lei è in buona salute. E starà anche meglio quando andrà via di qui. Da domani la metterò sotto torchio. In bocca al lupo. Oh mio bel sogno, su vieni da me, torna e riporta. Mio bel sogno, su torna da me, torna e ridammi la felicità. Ma chi è questo matto? Il bello addormentato. E chi sarebbe? È il colonnello Foster. Ieri lì dentro ha avuto un incubo. Muoviamoci, Franklin. Se batte la fiacca, quello strato di lardo dovrò toglierlo chirurgicamente. Dolce sorriso e biondi capelli, fanciulla del sogno su torna da me, ma i sogni belli non tornano. Thank you.